nostro sistema per farvi vedere appunto che siamo live, sempre live. Ecco le pizze del nostro pizzaiolo, formaio, pizzaiolo, lievitatore, maestro. Ecco qua, bene, bene, prego, prego. Il cliente ha sempre ragione anche quando ha torto. No? Così? No. No. Così anche perché c'è una pizza dottore qui che ha la bellezza di quanti centesimi? 89, 88, qui sono rotelle sulla guida del gambero rosso. Ah, sono due rotelle. Sì. Due rotelle, 88, quasi quasi 90. Sì, quasi 90. Ecco, quindi. Come dicono a Roma, non se può. Non se può nel senso che stanno ancora nulla, ma magari vediamo il prossimo anno, anche che qui viene pesata la pizza d'asporto. Pizza al taglio, pizza d'asporto, come vogliamo chiamare, chef? Pizza al taglio, pizza al taglio della Romagna. Bene, bene. Quindi Gabriele Bonci è sempre l'ispirazione, è sempre lui, no? In vetta tra l'altro la nostra Pizza of the Pits a pari merito con Franco Pepe, perché Franco Pepe è il numero 2 e 50 Top Pizza è sempre il numero 1 e Gabriele Bonci è il numero 1 con Pizzaglio nelle pizze da sport, che è la categoria del nostro chef pizzaiolo che si chiama Andrea Boscolo. Boscolo, che è il cognome proprio qua, Boscolo Hotels, Boscolo Sottomarina. Non è tutto mio, però in percentuali vostro chiaramente, bene, andiamo al forno, bene, ma queste vengono poi rigenerate in forno, esatto, quindi l'ultima cottura avviene in forno elettrico, esatto, a 240 gradi, il nostro Moretti S120, quindi se andiamo avanti così mi metto a fare le pizze anch'io, ecco qua. No, normale. Siamo aperti. È predisposto per semplificare comunque il lavoro finale. Certo, certo. Questo si può fare tranquillamente anche a casa. Sì, poi abbiamo la pizza cruda davanti, poi abbiamo l'azienda da cruda e poi si viene a chiudere la bocca. L'ultima cottura chiaramente deve essere ancora fatta. Quindi è tutto preparato prima. Quindi rimane integro e va cotto solamente al momento. Quindi quando si arriva qui agli antichi sopori, diciamo che si vedono anche le pizze. Certo. Ecco, chiaramente vederla già la pizza già. Si mangia prima con gli occhi e dopo con la bocca. Io raccontavo di quando ho visto la margherita di Francesco Martucci, no? È stato un colpo di fulmine filmato folgorato, poi sono andato a rivedere le foto, effettivamente non è male. Perché magari, come dire, la margherita sì, è un po' come la marinara, sono la più semplice ma la più complicata. Esatto. Quindi il difficile è quello. Quindi sul balcone cosa abbiamo? Chef, Mister Boscolo. Abbiamo un'altra varietà, ecco. Tutte teglie maturate circa 48 ore con farina del Molino Rachello, Molino Rachello, il nostro partner. E qua vicino? Sì, è al Roncade. Roncade, quindi un'oretta scarsa di macchina. Provincia di Padova, Roncade. Venezia, mi pare. Venezia, Treviso. Treviso, esatto. Treviso. Qui abbiamo di tutto, abbiamo delle pizze vegetariane, delle pizze ovviamente con vari salumi, c'è lo speck, la soppressa nostrana, la pancetta rotolata pepata. Ecco qua che arrivano quelle chiaramente appena cotte. Con maialino rosso, con pesce, visto che siamo a Sottomarina, non abbiamo detto. Pesce. Ci siamo a pochi metri dalla siamo spiaggia. A 300 metri dal mare qui. Ecco, quindi sicuramente abbiamo. Questo non è male. Questa, come dire, già mi sta colpendo. Questa qua. Questa è una base bianca con quattro formaggi. Abbiamo dell'asiago. Quello è l'ultimo pezzo, chiaramente le altre le hanno mangiate. Certo, ovviamente. Perché chiaramente sono qui perché poi qualcuno chiaramente. Qual è la fascia? Voi aprite presto di pomeriggio? Noi apriamo alle 4:30 e meno male il boom del lavoro è attorno alle 8:30. Ovviamente varia. Ci sono dei tavoli? Sì, certo, abbiamo una cinquantina di posti a sedere. Quindi praticamente fate un servizio al tavolo. Non c'è un servizio al tavolo, ma bensì il cliente ordina la pizza e poi quando la pizza è pronta noi lo chiamiamo, viene a ritirare e raccomandare. Ritirare il cartone con il
abbiamo dei vassoi, loro stanno aspettando la pizza. Abbiamo dei vassoi in legno dove taglieremo a quadratini poi la pizza, in modo tale che sia anche facile da mangiare, facile anche condividere, ma facile da condividere, perché alla fine... Parli! Alla fine la gente viene qui per assaggiare un po' di tutto, quindi noi facciamo tranci sempre anche molto piccoli, in modo tale che le due o tre persone che mangiano assieme possano condividere tutti quanti i vari gusti che abbiamo in esposizione. C'è anche bottura, gli sono assolutamente. Dove come dire, si spende con uno zero in due o due in più. Sì, ecco, si arriva anche a spendere 200 se vogliamo. Questo non è male, devo dire. E qui abbiamo del formaggio brie. Abbiamo del brie, dei porcini trifolati e della pancetta stufata. No, vediamo quelle di pesce, visto che pesce abbiamo poco, molto poco adesso. Siamo in settimana, quindi andiamo molto soft. Nel weekend possiamo usare molto di più, anche perché appunto l'afflusso di clientela è molto più ampio, quindi andiamo sul baccalà alla vicentina, sepe in umido, sepe in teccia come chiamiamo noi, ecco. Alici oppure... Sì, sicuramente. Quando siamo in stagione andiamo magari con degli asparagi nostrani, spara di bianchi, spara di verdi che prendiamo qui a Come. Ci sono anche quelli, la salicorna al mare, sì, se fossi io, quello del top. Chi è che cucina sulle pizze? Su questo impasto alla romana, dicevamo? Si chiama così? Sì, impasto di pizza alla romana. Le cucine che facciamo noi, nei lavoratori che cominciano. Ah, ecco, quindi non c'è proprio, come dire, lo chef mancato. No, che cucina qua, non un ristorante. No, comunque devo dire che queste che poi sono già state consumate, io sono sempre per questa gorgonzola e abbiamo detto Asiago, però ve l'ho indicata gorgonzola e pancetta naturale che fatta. Ah, Asiago è questo, sono quei bravi. Questa è la fine del mondo già così, se devo esprimere un mio giudizio. Certo. Ecco, anche perché, devo dire, questa, anche questa non è male, perché... Una base bianca 16 di verdure con una melanzane, zucchine e peperoni. Ecco. Bene. Il signore che è sempre stato in linea e sempre molto ben apprezzata. Quindi lei come arriva a fare, questo successo? Non stiamo parlando, lei non c'ha la guida qua con i numeri, però i numeri sono spariti, direi comunque questi chi è? A più di 80, quasi 90, adesso me lo ricordo, altrimenti non sarei più, cioè lei è il motore di terzo spicchio quest'anno, però devo dire con questa cosa dell'89, no, centesimi, Chicco a Colle Valdelsa, hanno detto non se può, e quindi è andato il terzo spicchio, ma ce ne sono altri in attesa, per cui anche lei, quindi lei tenga botta, anche perché chi resiste veramente... Anche se mi manca quel punticino, poi la dura va lì. Anche perché lo chef deve fare quello che vuole. Se non l'hanno capito fino ad ora, magari c'è poi fatto sempre anche un premio di costanza. Costanza, perseveranza. Esatto, quindi no? Esiste da molto tempo e soprattutto è molto frequentato. Ecco qua. Sì, alla fine quello che conta dicono che sia il cassetto, quindi male. Se non si vede, alla fine quello può essere bravo quanto può. Anche perché i ristoranti stellati dire rimettono, mentre qui è chiaro che non vale. Anche perché questo settore non è la prima stella, ma è il terzo spicchio che fa esplodere tutto, che noi auguriamo chiaramente al nostro postolo Andrea. Non hotel, ma Andrea, per il momento, poi ci saranno anche delle camere, apartment. Lo si vedrà perché siamo nel centro, sottomarino.